ha riscosso grande successo la manifestazione Abbraccia un albero, promossa dall'amministrazione comunale di Monterosso e da Calabria Trekking, per esprimere contrarietà al parco eolico che rischia di essere realizzato nella faggeta monterossina. L'impianto, come da progetto, si andrà a comporre di 3 pale eoliche ultramoderne di 200 metri di altezza. Saranno visibili dunque da tutta l'area angitorana e preserrese, con un grande impatto ambientale e paesaggistico. Una protesta pacifica ma forte e convinta, che è consistita in una camminata solidale, una bella occasione oltretutto per conoscere la montagna e le sue bellezze. Durante il percorso ogni partecipante ha potuto abbracciare un albero, proprio uno di quelli che dovrebbero essere abbattuti per lasciare spazio alle pale eoliche. Così facendo si è inteso dimostrare solidarietà all'ambiente, che non ha difese contro l'azione dell'uomo. L'escursione è stata articolata in vari momenti, tra i quali la piantumazione di 3 faggi nei punti in cui dovrebbero essere ubicate le 3 pale eoliche. Tutti i partecipanti hanno manifestato la propria contrarietà, non tanto all'eolico quanto alla scelta del sito in cui far sorgere l'impianto. La faggeta, infatti, è uno dei posti più belli del comprensorio. Negli ultimi anni è stata interessata da iniziative di valorizzazione, in quanto proposta come attrattiva turistico-sportiva. Se il parco dovesse essere realizzato, tutto ciò finirà con un rischio di impatto negativo sull'intero territorio. Siamo qua insieme alle altre associazioni, insieme all'amministrazione comunale di Monterosso, per questa bellissima iniziativa, per contrastare l'installazione di queste 3 megapale eoliche. Ho detto installazione perché noi non siamo contro l'energia eolica, ma siamo contro l'installazione che potrebbe distruggere questa bellissima faggeta, ma soprattutto spezzare in due il cammino Calabria Coast to Coast, questo percorso naturalistico di 55 km che quest'anno ha portato in queste montagne circa 1600 persone. Un'iniziativa bellissima, un'iniziativa importante che ha condotto come comune capofila Monterosso, e noi siamo qui a sostenere questa battaglia insieme al comune di Polia. È una battaglia, secondo me, di civiltà, che riguarda anche il preservo del territorio, dell'entità naturalistica che abbiamo. Siamo qui a questa manifestazione, partecipiamo volentieri a questa manifestazione, non perché siamo contro l'eolico o contro le energie rinnovabili, ma perché non è giusto che questi insediamenti, questi parchi eolici vengano realizzati in dei territori dove ci sono particolari bellezze ambientali, paesaggistiche, c'è una fauna anche da proteggere, e quindi non è giusto creare questi insediamenti selvaggi sui nostri territori, ma si possono fare delle energie rinnovabili e le fonti eoliche anche in altri luoghi che abbiano meno impatto sia sul paesaggio sia sull'ambiente.